Nell'ultimo secolo, dalla piazza ai gruppi folk e alle scuole di ballo, con l'avvento dei media e dei social. Grazie mille. Anch'io mi accodo ai ringraziamenti di Andrea Ignazio per l'invito ricevuto. Sono contentissimo di vedere tanti amici qua oggi qui con noi, amici che sono venuti ad esempio da Tortolì, da Balisardo, da Guasila, da Sestu, insomma da tantissime parti della Sardegna. So anche che ci sono alcuni amici che volevano venire da Nuoro e da Ossi, ma non sono potuti venire per altri motivi, quindi mi rendo conto che i temi trattati oggi sono abbastanza interessanti, ecco. Riallacciandomi al discorso di Andrea, la chiosa sarebbe quella che far bene il folklore fa bene al folklore, no? Insomma. Allora, innanzitutto vi racconto un po' la mia storia, per cui sono qui a parlare oggi con voi. Io ho fatto i primi passi, i primi movimenti di ballo sardo a metà degli anni 90 in quel ridente paese della Barbagia di Seulo, a Seulo appunto, grazie all'invito di un amico carissimo che mi ha fatto trascorrere un paio di giorni lì nel paese con lui, e la sera, ogni sera d'estate, si facevano un paio di balli, e io, guarda, che ero molto interessato, ero lì seduto a guardare perché non sapevo fare niente. E la zia mi ha invitato a ballare, mi ha insegnato i primi passi, ecco. Da lì, fino a oggi c'è stato un costante e progressivo, una costante e progressiva conoscenza del ballo. Ringrazio sicuramente tra tutte le persone che ho conosciuto, Tonino Bonu, che mi ha insegnato a ballare. Con lui sono andato in giro per la Sardegna con altri amici. Tanto che alcuni etnomusicologi ci hanno chiamato i migranti coreutici, cioè coloro che vanno a imparare i balli nel paese di origine. Ringrazio Tonino Bonu perché, oltre ad avermi insegnato a ballare, con lui abbiamo iniziato a intraprendere un discorso per quanto riguardava l'apprendimento del ballo, creando delle situazioni in un periodo che soprattutto nel circondario di Cagliari non si faceva pressoché niente, quindi io non le ho mai chiamate scuole di ballo, poi vi spiegherò perché, le ho sempre chiamate incontri di ballo, e così abbiamo voluto strutturare queste situazioni, cercando di rappresentare in un luogo chiuso quello che era il ballo di piazza, dove chi conosceva il ballo lo ballava e gli altri cercavano di apprendere quella determinata tipologia di ballo. Contestualmente, così come ho detto, che giravamo la Sardegna nei vari paesi, hanno iniziato a chiamarci delle associazioni, dei gruppi folk, eccetera, del circondario di Cagliari per dargli una mano per quanto riguardava il ballo, eccetera. Ecco, proprio in occasione di una di queste situazioni, un gruppo folk mi chiamò per andare a ballare durante un matrimonio di tedeschi qua in zona. Proprio qua, non dico proprio qua a Serramanna, ma diciamo a 15 km di distanza. Cosa successe? Che innanzitutto il gruppo aveva appena intrapreso chiamiamolo, una ricerca che non so che fine abbia fatto, perché non gli ho più, non ho più saputo niente di loro. Comunque, non avevano un abito tradizionale, quindi lo noleggiarono in un paese a fianco, mi diedero questa cosa che. Io la chiamo cosa perché non si poteva manco definire il costume di carnevale, perché mi mancava solo una benda nell'occhio, sembrava un pirata. Una camicia che aveva dei ricami attaccati al nastro biadesivo. Questo vi fa capire come potevo essere vestito. Se guardate la mia pagina di cioè il mio profilo di Facebook, probabilmente c'è anche una foto di cui non mi vergogno, perché è quello il motivo per cui mi ha fatto scattare. Questo mio interesse verso una ricerca di quella che noi possiamo considerare una ricerca della verità, ecco. Quindi diciamo che io parlerò oggi in veste di ballerino di piazza, senza dubbio, la cosa che mi piace di più fare, qua ci sono alcuni amici, e con loro andiamo
a ballare nelle varie piazze della Sardegna con tanti altri amici che incontriamo. Parlerò in quanto collaboratore di gruppi folk. Attualmente sto collaborando con un gruppo di Assemini per la ricerca dell'abbigliamento tradizionale di Assemini, oltre che del ballo. Voglio parlare di questo perché Assemini è uno di quei paesi che si nominano per il brutto folklore. Attualmente, se guardate gli abiti di Assemini, sono degli abiti di quarto rifatti male, al quale si aggiunge un bavaglino, so, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, come dice mia, se famoso per la panata, se ci teniamo a quelli di Assemini. quello che volevo dire è che dopo 2 anni di ricerca, dove non è stato trovato assolutamente niente, e si diceva che ad Assemini non c'era niente, nelle ultime 2 settimane hanno trovato tutto. Della serie, avevamo una serie di foto poche, che ci facevano, che già quelle poche foto ci dimostravano che l'abbigliamento era tutt'altro, e tra l'altro hanno tantissime attinenze con San Sperate, con Villa Sor, piuttosto che con Elmas, che è il paese più vicino. E poi, ripeto, nelle ultime 10 settimane abbiamo trovato anche una buona quantità di abiti antichi, originali. Alcuni sono talmente conservati bene che sembrano fatti ieri. Quindi, questo è l'invito a non a proseguire e a non fermarsi mai. Adesso passiamo all'intervento di oggi. Farò una fotografia di quello che è stato il ballo dall'inizio del secolo a oggi. Alcune cose le ha già dette ad Andrea, quindi per fortuna riusciremo a contenere di più i tempi. Allora, innanzitutto vediamo il ballo in passato. Ogni paese aveva un proprio ballo, ogni zona geografica della Sardegna, ogni zona storica della Sardegna aveva un proprio modo di ballare e ogni paese aveva qualche peculiarità rispetto all'altro, sicuramente. Quando si ballava? Si ballava in occasioni di feste religiose, matrimoni, battesimi, per carnevale, manifestazioni pubbliche particolari. Ogni paese aveva un luogo o diversi luoghi deputati al ballo. Ad esempio a Cagliari, fino alla fine dell'Ottocento, si ballava al rientro di Sant'Efisio il 4 in Piazza del Carmine. O ad esempio, se andiamo a Fordongianus oggi, dove c'è la famosissima casa aragonese, quella è Sabrazes Ballus di Fordongianus. Qui abbiamo già 2 foto che ci fanno vedere 2 occasioni diverse di ballo. Quella a sinistra, abbiamo, come stava dicendo Andrea prima, è una foto del 1905 a Sestu, dove si organizzarono dei balli in occasione dell'arrivo in paese di Cesare Pascarella, poeta e pittore romano. Mentre la foto a fianco è una foto degli anni 40 e sono dei balli nel novenario per la festa di Nostra Signora di Gonare tra Orane e Savule. 1905. Il ballo, lo sappiamo benissimo, poteva essere accompagnato o dalla voce, quindi dall'accompagnamento del canto a tenore o bocca e zola, o con l'accompagnamento degli strumenti tradizionali, quindi le launeddas, susurritus, dumbarini, sbenas e tutti gli strumenti che conosciamo, ai quali alla fine dell'Ottocento si unirono l'organetto e la fisarmonica, che ricordiamo sono strumenti non sardi, ma che hanno invaso praticamente la Sardegna perché sono piaciuti subito. E ricordiamoci che l'organetto nasce come prototipo in Austria nel primo ventennio dell'Ottocento e viene perfezionato nella seconda metà dell'Ottocento da Paolo Soprani nelle Marche. C'è ancora una ditta che si chiama Paolo Soprani di fisarmoniche. 15-20 anni dopo, già in Sardegna. Per questo documento ringraziamo l'antropologo Marcello Marras di Ghilarza, che ha trovato un documento dove la società di lettura di Ghilarza assolda un suonatore di Scano Montiferro, un suonatore di organetto, per fare dei balli lì a Ghilarza, ed è un documento del 1885. Qui vediamo quindi 2 foto che ci rappresentano sulla sinistra una foto di un ballo tundo di Bitti cantato a tenore, vediamo
vediamo proprio al centro il tenore che canta. Mentre al lato abbiamo un suonatore di semidiatonica, che è una via di mezzo tra organetto e fisarmonica, degli anni 40 a Portopino. Già vediamo anche una disposizione diversa della presa tra Bitti e Portopino. Vediamo sicuramente la seconda è un ballo campidanese. Come ha detto Andrea, il ballo per eccellenza è la subadottunio. I viaggiatori dell'Ottocento lo descrivono come ballo nazionale. Però, così come ci ha già detto Andrea, c'erano alcune eccezioni. In queste due foto vediamo alcune di queste eccezioni. A sinistra una foto del fotografo Schneider del 56, un ballo Aliena, è sicuramente un ballo tondo, ma vediamo che al centro abbiamo delle coppie di uomini che ballano, con il tenore al centro, ma vediamo anche qua un suonatore di organetto. L'altra foto è un ballo di Busacchi, della prima metà del XX secolo, ed è la danza di Busacchi, Sannanza, che è sempre stata fatta in linea. Andiamo un po' ad approfondire scientificamente cosa era il ballo in passato. Secondo l'antropologia della performance dell'antropologo Turner, il ballo in passato era considerato un fenomeno liminale. Cosa vuol dire? Che è un fenomeno a livello percettivo, ed era una tendenza delle società arcaiche che ritualizzavano questo fenomeno. La parola chiave per questo fenomeno liminale è il dovere, che si doveva partecipare al ballo, si era quasi obbligati. Perché? Perché se non si partecipava vuol dire che si era estromessi dalla società. E chi era estromesso dalla società? I malati, i carcerati e tutti quelli che erano comunque emarginati. Quindi anche se non si ballava, si presenziava. Il ballo quindi era una cosa serissima, era l'unico momento della vita sociale di una comunità dove alla fine un uomo poteva conoscere la donna. E questo è il motivo per cui la donna, uno dei tanti motivi per cui la donna non giocava il passo, perché era l'uomo che doveva farsi vedere e la donna sceglieva. Oltretutto aveva la gonna, quindi poteva anche fare quello che voleva che non si vedeva, quindi era anche una cosa funzionale per l'abbigliamento che portava. Da fenomeno liminale si passa oggi a un fenomeno liminoide, cioè che assomiglia al liminale. Perché? Perché il ballo in passato era un ballo quindi di una società arcaica. Il ballo oggi è un ballo di una società post-industriale. Cosa vuol dire? Che la tecnologia ci ha regalato il tempo libero. Regalandoci il tempo libero abbiamo tante occasioni di svago. Il ballo non serve più a quella funzione che doveva assolvere in precedenza e va a far parte di questo svago. Così come può essere andare al cinema, andare a teatro, si va a ballare. Okay? Quindi si ha, a livello sempre inconscio, però ricordiamocelo, una reinterpretazione. Cambia la vita sociale, cambia il modo di fare le cose. Come ha detto Andrea Locci, i primi cambiamenti avvengono nel fascismo, quindi con l'ideologia fascista. Ma ai primi del Novecento, e anche qualche anno prima, si ha l'influenza dei balli civili. Balli civili, così come l'organetto e la fisarmonica, vengono presi subito dalle comunità. Perché? Perché un ballo civile, cioè non un ballo tradizionale, eseguendo un ballo civile potevamo toccare di più. Ok? Quindi si è passati dal fare un tot di balli tradizionali e un ballo civile a stravolgere la questione. Quindi si facevano 5-10 balli civili e un ballo tradizionale, fino alla soppressione totale del ballo tradizionale. Così, ripeto quello che ha detto Andalucci, nel dopoguerra si ha la nascita dei gruppi folk. Vorrei aggiungere che è stato anche un volere della regione quello di attrarre il turismo attraverso l'esaltazione della tradizione. E quindi, oltre alle feste che già c'erano, come la Cavalcata, il Redentore e Sant'Efisio, si creano iniziative, nuovi appuntamenti che possono essere la festa dell'Uva Quartu, che in passato era molto più di oggi, il matrimonio Selargino, insomma, tutte queste iniziative per attrarre il turismo.
E quindi, attraendo l'ottimismo, nascono i gruppi folk, nascono gli spettacoli folk. E quindi c'è l'esigenza, come ha detto Andrea, di spettacolarizzare. Qui abbiamo un paio di immagini di un Sant'Efisio degli anni 50, dove già un gruppo di nuori, un gruppo di senori, fa queste coreografie. Cioè si ha già l'eliminazione all'epoca del ballo così come lo intendevano i nostri avi. Quindi cosa fanno i gruppi folk? Fanno la modifica del ballo. Modifica che è anche un qualcosa di obbligato perché si crea un palco, quindi non si balla più in piazza, si balla su un palco, c'è una netta divisione tra attori del ballo, ballerini e spettatori, e l'unica cosa che possono fare gli spettatori è applaudire prima, durante e dopo l'esibizione. Velocizza il ballo, perché un ballo lento e noioso. Questa era la mentalità. Quindi da un qualcosa che prima era rituale diventa artificiale e viene decontestualizzato, sia a livello culturale che sociale. Solo chi ha conosciuto i balli in piazza e chi li ha, e chi era attore all'epoca, quindi chi eseguiva i balli in piazza, capisce questa differenza. Chi non ha mai visto i balli in piazza crede che quello che sta guardando sia la realtà, sia la verità. Quindi abbiamo un folklore che può essere esportabile come un souvenir turistico, così come può essere la collana di fiori degli Havaiani che viene regalata al turista quando va a fare il suo soggiorno di vacanza. Qui è questo il momento in cui il significato della parola folklore viene travisato e si associa alla parola folklore il significato di spettacolo. Spettacolo perché c'è sempre una costante ricerca del compiacere e dell'autocompiacersi. Cosa c'era prima? Quali erano le occasioni per vedere i balli? O si andava nel posto, nel paese di origine del ballo, oppure qualche rara festa dove si invitavano negli anni 60 i gruppi di altri paesi e si poteva vedere quel ballo. Qualche registrazione privata e nient'altro. Alla fine degli anni 70, con la nascita delle emittenti private, delle TV locali, nasce subito Sarenia Canta. Proprio l'anno che nasce Vitolina nasce anche Sarenia Canta. E questo, diciamo, da un certo punto di vista può essere anche preso come aspetto positivo perché è già un modo di poter conoscere altre realtà. Ed è in questi anni che nascono anche le prime scuole di ballo. Le scuole di ballo non esistevano prima. La scuola di ballo per imparare a ballare era la piazza. Logicamente, sparendo il ballo in piazza, sparisce anche l'interesse del ballo e sparisce l'apprendimento del ballo. Veniamo a ieri. Negli anni 90 internet viene reso fruibile alla popolazione mondiale. Prima era solo destinato ad enti governativi. Il 23 aprile del 2005 nasce YouTube e tutti gli altri social network di cui vedete le immagini. I social network cambiano completamente la vita e la società attuale. Oggi chi non è iscritto a un social network è l'emarginato dell'epoca per cui non ballava il ballo sacro. Stessa cosa. Cosa però succede con l'avvento dei social network? Che aumenta enormemente l'offerta divulgativa. I social diventano contenitori di tutto. Ricollegandomi alla mia esperienza, nel frattempo che andavo in giro per paesi a vedere i balli, ebbi l'idea di comprare una videocamera per costruirmi un archivio personale, il mio Vitolino Boom, appunto per catalogare i vari balli. In seguito ci venne l'idea di condividere una parte di questo archivio e di condividerla su YouTube. Oggi, in neanche 6-7 anni, abbiamo raggiunto sia il mio canale che quello di Tonino Boom oltre 13 milioni di visualizzazioni. È una cosa enorme. Se pensiamo che in Sardegna siamo poco più di 1.600.000, per un tema così di nicchia, è veramente una cosa importante. Importante perché
questo ha permesso a tutti di vedere comodamente seduti in casa, vedere i balli di tutta la Sardegna. Anche quelli poco conosciuti, l'ultimo che è uscito in piazza è il Ballo Ferre di Teti, che prima si ballava esclusivamente a Teti per la festa di San Sebastiano. Questo ha determinato anche l'apprendimento di questi balli anche nelle scuole di ballo. Le tendenze. In passato c'era un suonatore che eseguiva i balli locali e lì si fermava. Non è proprio vero, perché alcune interviste di suonatori, tra cui una che potessimo vedere tutti su Sardegna Digital Library di Mondo Vercellino, ci dicono che i suonatori si spostavano negli altri paesi ed esportavano i balli. C'è una differenza però. All'epoca, se la comunità diceva no, poteva esportare qualsiasi cosa che non attecchiva. Invece, così non è stato, perché ci sono alcune comunità che hanno appreso balli non loro. Ad esempio, il Passo Toro di Busacchi. Il Passo Toro di Busacchi è sicuramente un ballo che non apparteneva a quell'area della Sardegna, del Barigado, ma era sicuramente appartenente alla zona barbaricina. È vero, però, che questo ballo è arrivato a Busacchi, è diventato un ballo di Busacchi perché la comunità se l'è ballato con un passo proprio e una musica propria. Quindi questa è la chiave. Se la comunità lo accetta, diventa tradizione. Ma la comunità, non un gruppo di persone, non un piccolo gruppo di persone, tutta la comunità. Quindi è vero che i gruppi folk hanno avuto il merito in parte di mantenere la tradizione, ma è anche vero che questa tradizione l'hanno trasformata a loro piacimento. Esistono ancora però in Sardegna alcuni paesi dove il ballo viene eseguito come in passato. Qui è un esempio, sono queste tre foto del ballo di Seneghe, balli del Martedì Grasso, su Martes de Goa, balli molto particolari perché in tutto l'arco del carnevale gli uomini invitano le donne a ballare nei vari giorni del carnevale, e il Martedì Grasso le donne rendono il favore con tutti gli uomini con cui hanno ballato nei giorni precedenti. E qui vediamo la struttura: si parte con un semicerchio di uomini e le donne dietro, le donne toccano la spalla dell'uomo con cui devono ballare, iniziano il ballo che è una sorta di vai e vieni verso il centro della piazza. Qua c'è il suonatore in questa casettina, o il contratto che è il tenore di Seneghe, fanno il loro ballo, su ballo seneghese, che è un campidanese evoluto ed è diventato un altro ballo, alternato a una danza. Durante la danza si scambiano le coppie. È una coreografia? Sì, assolutamente sì. È una coreografia tradizionale in questo caso. Questo è un po' un contrasto, ma è vero. Cioè, loro hanno sempre ballato così. Tant'è vero che chi vuole ballare questo ballo o lo sa fare o non entra a ballare, rimane fuori. Abbiamo detto quindi che i social favoriscono l'interesse nei balli tradizionali, aumentano le scuole di ballo, aumenta il numero di serate quindi dove poter ballare, e si organizzano serate in posti dove per decenni non si è mai ballato. Faccio l'esempio dell'area del Cagliaritano. A Cagliari non si ballava dai primi del Novecento. Chi ballava a Cagliari era di fuori, per Sant'Efisio. Oggi ci sono almeno due occasioni al mese tra Cagliari e Interno di Cagliari dove ci sono balli in piazza, più delle zone dove attualmente si balla ancora. È cambiato anche il modo di suonare la musica, non c'è più il suonatore, ci sono i cosiddetti gruppi etnofolk, gruppi etnici, ci sono apporti di nuovi strumenti musicali. Ci sono anche delle problematiche. C'è sicuramente una mancanza di una cultura del ballo tradizionale, perché il motivo è semplice, l'abbiamo perso, quindi per ripartire dobbiamo studiare, anche qui. Le informazioni sono ancora poco condivise e solo in occasioni d'élite come questa.
Qua stiamo condividendo delle informazioni. Le scuole di ballo e soprattutto i gruppi folk sono poco attenti alla divulgazione, cosa che gli dovrebbe competere. Abbiamo detto che c'è un'eccessiva folclorizzazione delle danze. Esiste anche una modifica parziale di alcuni balli da parte delle scuole. Faccio l'esempio del Passo a Trese di Noviedo Santa Vittoria, che nel paese di origine è un ballo di coppia, le scuole l'hanno insegnato in cerchio. È un altro ballo, non è, cioè non puoi chiamarlo Passo a Trese di Noviedo Santa Vittoria, è assolutamente un altro ballo. C'è da dire che molto spesso, spero non sia il caso di Saramanna, le amministrazioni a volte sono poco collaboratrici. Questo a causa di mancanza di fondi, lo sappiamo benissimo, la situazione è quella che è. Però dobbiamo ricordarci che ballo e abito tradizionale fanno parte della cultura di una comunità, parte fondamentale. Se non conosciamo la nostra storia, non siamo più una comunità. E c'è anche il rischio della perdita della corrispondenza tra ballo e paesi di appartenenza. Stiamo assistendo oggi a una regionalizzazione dei balli. In qualsiasi piazza si balla qualsiasi cosa. L'unica cosa che ancora ci consola è che quei balli hanno mantenuto la denominazione. A Cagliari mi ballo lo suballo e schina di Dorgali, quindi so che quel ballo è comunque di Dorgali, per esempio. Ci sono sicuramente aspetti positivi, quindi si sta iniziando ad avere una maggior consapevolezza di quello che si sta facendo. Le buone informazioni iniziano ad essere trasmesse, si moltiplicano, come ho detto prima, le occasioni di ballo, aumentano il numero di suonatori e ballerini. Negli anni 70 di suonatori di La Moneta se ne contavano pochissimi, se non ricordo male meno di 10, oggi sono più di 300. La stessa cosa per i suonatori di organetto. E c'è da dire che c'è una bellissima riscoperta del ballo in piazza fatto con La Moneta. Ballo probabilmente più difficile in assoluto, perché bisogna conoscere benissimo la musica, interpretarla, ogni passaggio, ogni picchiata della suonata La Moneta ha necessità di un passo diverso, quindi ci vogliono anni di studio per eseguire correttamente un ballo campidanese alla Onetas. E c'è da dire che per fortuna stanno nascendo tante associazioni culturali e gruppi folk che sono molto più attenti a quello che fanno. Qua in platea oggi ce ne sono diverse. Andiamo alle responsabilità. Come ha detto anche Andrea, il gruppo folk, per chiamarsi tale, deve fare determinate cose, quindi studio, ricerca, divulgazione, in questo caso del ballo, ma è analogo per l'abito tradizionale. Riproporre la tradizione su un palco, è possibile farlo, assolutamente, ce lo dimostrano tante realtà. La foto al centro, vediamo uno degli esempi più belli che abbiamo in Sardegna, che è l'Associazione Culturale Fedora Puzzo di Selargius, che sta studiando da 10 anni sull'abbigliamento e sul ballo e che continua a farlo, e qualsiasi cosa che propone è documentata. Ma abbiamo anche altre associazioni come il gruppo di Sesto, dei Norai di Sesto, il gruppo di San Massi, tantissime, adesso non sto qui a elencarli perché sono, per fortuna stanno iniziando ad essere numerose. Devono informare attraverso convegni, conferenze. Un gruppo folk non deve solo ballare e sfilare, ma il gruppo folk nasce come polo culturale, come punto di riferimento per far conoscere la tradizione del proprio territorio di appartenenza, e soprattutto deve contestualizzare quello che si sta facendo. Io sto facendo vedere un arco di temporale. Sto facendo vedere un abbigliamento che va dagli ultimi anni del Settecento fino a quando si è usato l'abito. Questo dipende da paese a paese. Prima del Settecento c'erano altri abiti, così come nel Quattrocento, così come nel Duecento. Quindi stiamo contestualizzando un arco di tempo ben definito. Stessa cosa per le scuole di ballo. Io sono il primo che si mette in causa, perché io gestisco alcuni incontri di ballo sardo, ecco, non le voglio chiamare scuole perché la vera scuola di ballo, come ho detto prima, era la piazza. Una persona prendeva
come riferimento un ballerino ben preciso che aveva la sua personalità, la sua personalizzazione del passo. Una scuola di ballo non può fare questo. Una scuola di ballo fa un passo standard. Quindi una scuola di ballo può dare un passo base che deve essere uguale per tutti. Infatti io dico sempre, noi facciamo una base. Per fare veramente il ballo bisogna andare nel paese di origine, prenderci una persona che ci piace e copiarla. Una volta che ci facciamo noi nostro quel ballo, ce la possiamo personalizzare a nostra volta. Non vedrete mai in piazza un ballerino che balla uguale all'altro, cosa che invece vediamo nei gruppi folk. Vediamo il passo fatto al millimetro. Quello per me non è folklore, quella per me è danza classica, che è un'altra cosa. Bisogna avere comunque un'educazione al ballo, a quelle che erano le regole non scritte. Quali sono queste regole non scritte? L'approccio al ballo, il modo di tenersi per mano, il fare un determinato ballo. Se io devo ballare una logudoresa, che è un ballo fatto in cerchio, non posso farlo se mi si crea un altro cerchio all'interno di questo cerchio, perché non mi permette di fare le avanzate. Quindi ci manca questa educazione. Anche qui bisogna sempre contestualizzare. Quali sono le conclusioni? Io ho cercato di farvi vedere quella che è la fotografia di quello che c'è oggi. Non possiamo sicuramente conoscere come si evolveranno queste tendenze, come si evolverà il ballo sardo. Sappiamo da quello che vediamo quali sono le possibili indicazioni sul futuro, ma queste indicazioni possono modificarsi. Perché? Perché oggi è la piazza che decide. Come ha detto bene Andrea Locci, stiamo parlando in questo caso di una tradizione flessibile, perché si sta perpetuando oggi, è una consuetudine, ok? Non è una tradizione rigida dove, ad esempio, un gruppo folk deve far vedere com'era il passato. No, perché la stiamo attualizzando noi, ballando in piazza. Io non sto rappresentando il mio paese ballando in piazza, io sto ballando, punto. Ecco perché non posso dire che la batteria o la chitarra elettrica non può stare in un palco di suonatori per un ballo in piazza. No, perché è la piazza stessa che deciderà se quello andrà bene o no, semplicemente non partecipando al ballo o partecipando. Sicuramente abbiamo una possibilità oggi che prima non c'era, e abbiamo la possibilità di conservare quello che c'era prima. Possiamo fare tutto quello che vogliamo oggi, possiamo fare tutte le coreografie che vogliamo, eccetera, sempre specificando cosa stiamo facendo, perché il nostro interlocutore, che è lo spettatore, che è soprattutto il turista, che non è scemo, ricordiamocelo, il turista sa bene, capisce quando gli stiamo proponendo qualcosa di finto. Abbiamo, ripeto, la possibilità di mantenere quello che c'era prima. Il gruppo folk ha il dovere di fare questo, assolutamente. Poi, ripeto, ci sono tutte le situazioni possibili, immaginabili, dove possiamo fare anche altro. Sotto il palco, però, non nel palco. Grazie, finito.